She was always pretty taken care of. She was pampered. She was daddy's little girl. Gerald Gallego did not have an abusive childhood. He had a brutal childhood. It was just very, very difficult. Gerald came from probably the most dysfunctional family you could describe. Gerald became impotent. He couldn't perform sexually. He no longer, with her, could have normal sexual intercourse, and so what he was doing is that he was looking for some fantasy that would satisfy him sexually. At the heart of impotence is humiliation. And humiliation for men is a source of a great deal of anger and frustration. And the people who most remind him of his humiliation are women. So he would identify women as the people who should be his victims, because they're the ones to blame. I don't think they're sick. I think they're evil. È il 1980 e in quella che sembrerebbe una normalissima serata di inizio novembre, nella tranquilla cittadina di Sacramento, una coppia di giovani studenti, Craig Miller, di 23 anni, e la sua fidanzata, la 22enne Mary Beth Sowers, dopo aver partecipato ad una festa studentesca organizzata dalla confraternita, verso la mezzanotte raggiunge l'auto nel parcheggio per tornare a casa. Ma accade qualcosa di strano. Alcuni studenti, amici della coppia, anche loro in quel parcheggio, si accorgono che i due ragazzi vengono fatti salire con la forza su un'auto di colore blu che dopo poco sfreccia via scomparendo alla loro vista. I giovani che hanno assistito alla scena non hanno dimenticato però di segnare la targa del mezzo e subito chiamano la polizia. Craig Miller viene trovato morto l'indomani mattina. Il corpo di Mary Beth Sowers, uccisa con 3 colpi d'arma da fuoco alla testa, viene recuperato 20 giorni dopo in una fossa poco profonda. Gli inquirenti hanno una traccia e attraverso la targa dell'auto risalgono ai genitori di Charlene Williams. Charlene e suo marito non vivono in quella casa e al momento sono fuori città, ma i coniugi Williams si rifiutano di credere che la loro figlia possa essere coinvolta in qualcosa di così orribile. Charlene e suo marito Gerald Gallego hanno lasciato la città subito dopo gli omicidi, ma fortunatamente gli inquirenti riescono ad incastrarli. Charlene più volte chiama i suoi genitori per chiedere loro del denaro. Gli agenti dell'FBI tendono la trappola il 17 novembre, quando Gerald e Charlene entrano a ritirare il loro denaro in un ufficio della Western Union. In 8 mesi di carcerazione preventiva, i due non si lasciano scappare nemmeno una parola. Nel luglio del 1981, però, un'esausta Charlene, abituata a tutto tranne che alle rudezze della galera, propone un accordo al giudice. Una confessione sulla responsabilità di Gerald per gli omicidi di Craig Miller e Mary Beth Sowers in cambio del suo rilascio su cauzione. Il giudice rigetta la richiesta, ma nel marzo del 1982 la donna torna alla carica affermando di poter confessare 10 omicidi in cambio di una pena non pesantissima. Una pena di 16 anni e 8 mesi al massimo. Il giudice stavolta accetta e la signora Gallego, in stato di gravidanza, non solo si decide a confessare, ma è disposta anche ad accompagnare gli inquirenti sui luoghi del ritrovamento dei cadaveri.
Prima di diventare la signora Gallego, Charlene, nata nel 1956, è una ragazza che sta correndo a braccia spalancate verso un roseo futuro. È l'unica figlia di Charles, vicepresidente di una catena di supermercati, e Mercedes, una donna di polso abituata a programmare la vita altrui. Charlene, una bellissima ragazza dai capelli biondi e gli occhi azzurri, possiede tutto ciò che una sua coetanea desidererebbe per sé. Una vita agiata e tanto affetto. La ragazza però non è solo bella, è dotata di una brillante intelligenza ed ha anche un notevole talento artistico. Charlene ha la passione per la musica, è brava al punto che le hanno proposto di iscriversi al Conservatorio di San Francisco. Per molti, questa ragazza farà strada nel mondo delle sette note. Ma i genitori hanno ben altre aspettative e non sono per niente convinti che quella del musicista sia la professione a lei più congeniale. È un mestiere che poco si addice ad una ragazza del suo rango sociale. La madre ha in mente tutt'altro percorso per la propria figlia. La immagina sposata felicemente con un uomo altrettanto bello e ricco che possa farla diventare nonna dandole degli adorabili nipotini. Le favole però sono favole. Non hanno niente a che vedere con la realtà. E infatti la vita di Charlene, stressata dall'ansia di prestazione che le trasmettono mamma e papà, subisce un'inspiegabile e pericolosissima inversione a U. La giovane Charlene Williams comincia a bere e a drogarsi. Vive le sue prime esperienze sessuali, delle quali inizia incautamente a vantarsi con i compagni di scuola. La ragazza sembra destinata a perdersi, e anche in poco tempo, tant'è che nonostante non le manchino i mezzi intellettuali, il rendimento scolastico subisce una spaventosa discesa verticale. Riesce a diplomarsi, si iscrive all'università, ma ormai è così sbandata che abbandona gli studi dopo 6 mesi. Nel tentativo di limitare i danni, i coniugi Williams investono un bel po' di quattrini ed aprono alla figlia un negozio di articoli da regalo, ma la ragazza non riesce a fare nemmeno la commerciante ed è costretta a chiudere il negozio. L'ex bambina modello prova a reagire al fallimento con la peggiore delle soluzioni. Si sposa per ben 2 volte, ma nessuno dei 2 matrimoni avrà vita lunga. Arrivata a quel punto, davanti a Charlene si presenta un bivio. Tornare a fare la brava ragazza o accelerare ed entrare a folle velocità in un tunnel privo di luce. Charlene sceglie la seconda strada. Si lancia in un'improbabile relazione con un uomo sposato. Non si amano, ma fanno solo sesso dovunque capiti. Lui si dilegua quando lei gli propone una serata a 3 chiedendogli di portare anche sua moglie. Charlene è una trottola impazzita. Dopo tanto girovagare a vuoto, finalmente trova il compagno della sua vita, quello che le tirerà fuori tutto il marcio che è ancora nascosto nel suo animo. L'incontro fatale avviene in una sala giochi di Sacramento. È il settembre del 1977 quando gli occhi della 21enne Charlene incrociano quelli del 31enne Gerald Gallego. È un colpo di fulmine che, alla lunga, ridurrà in cenere la vita di entrambi. Gerald non è esattamente il ragazzo che le madri vorrebbero accanto alle loro figlie. Ha alle spalle 6 anni di carcere e questo in fondo può essere considerato il peccato meno grave rispetto a tutto il resto. La sua vita è stata un vero tormento. Ha 9 anni quando lo stato del Mississippi condanna a morte suo padre perché colpevole di diversi omicidi. Lui resta solo con la madre che per vivere fa la prostituta. E con queste premesse il futuro non gli sorride affatto. A 13 anni si manifestano i primi segnali della sua personalità contorta. Molesta una bambina di 6 anni
e per questo finisce in riformatorio. Quando esce, è un professionista del crimine e riempie la sua esistenza di nefandezze. Spaccia droga, rapina i negozi, ruba e da maggiorenne finisce di nuovo in carcere. La sua fedina penale da adulto arriverà a comprendere 27 arresti per reati gravi e 7 condanne con mandati di cattura per incesto, violenza sessuale e sodomia. Gerald ogni tanto si dedica a lavori saltuari, come lustrascarpe e parcheggiatore. Visto da lontano potrebbe sembrare un uomo pericoloso, oltre che un fallito. Ma visto da vicino piace alle donne. Oltre che l'aria da bello e dannato, ha un portamento elegante, due occhi penetranti ed una discreta cultura. Ha alle spalle 7 matrimoni, ha sposato 2 volte la stessa donna e in un'occasione ha persino avuto 2 mogli contemporaneamente. A Gerald piacciono le donne, ma non disdegna le bambine, come sua figlia Mary Ellen, molestata fin dall'età di 6 anni. Gerald Gallego è davvero un tipo da evitare, ma è dotato di un fascino malandrino che manda in estasi Charlene. I due convolano a nozze e tutto fila liscio, fino a quando le rispettive depravazioni sessuali non vengono a galla. I due sono fatti l'uno per l'altra e chiacchierando di notte delle loro perversioni erotiche, lui confessa il suo desiderio segreto. Trovare fanciulle di cui abusare e trasformarle in schiave sessuali. A Gerald piace cambiare e la monogamia è contraria alla sua natura. Charlene è ben disposta verso la propensione del marito ad andare con altre donne se questo serve a tenerlo in casa la sera e non dice nulla quando l'uomo fa entrare nel loro nido d'amore un'adolescente fuggita di casa. Al maritino piace andare a letto con 2 donne per volta. Ma la faccenda prende un'altra piega quando un giorno, tornando a casa nel primo pomeriggio, sorprende Charlene e l'adolescente insieme. Furibondo, getta la ragazzina fuori da una finestra aperta e picchia Charlene prima di una lunga serie di violenze che caratterizzeranno la loro turbolenta relazione. La scoperta della bisessualità di Charlene raffredda i bollenti spiriti di Gerald, che non è più lo stesso mandrillo di prima e anche con la moglie non riesce ad avere rapporti se non quelli fatti di brutalità e soprusi. Charlene è incline alla rissa, per cui ogni discussione viene trasformata in un pretesto per darsele di santa ragione a vicenda. Per siglare la pace, Charlene decide che aiuterà il marito a ritrovare l'impeto perduto. Entrambi andranno a caccia di ragazzine da sequestrare e stuprare. L'11 settembre 1978, Rhonda Schaeffer, di 17 anni, e la sua amica Kippy Vaux, di un anno più giovane, mentre fanno shopping in un centro commerciale, spariscono all'improvviso. In un mare di povere prede inconsapevoli, Gerald è il pescatore, sua moglie è l'amo. È infatti Charlene ad attirare a sé le due ragazze, offrendo loro un invito a fumare erba in compagnia. 2 giorni dopo, i loro corpi vengono ritrovati a 25 chilometri di distanza. Le due ragazze sono irriconoscibili. Sulle braccia e sulle gambe presentano segni di morsi. Sono state legate e picchiate con un oggetto metallico, poi uccise con un colpo d'arma da fuoco sparato da distanza ravvicinata. Entrambe sono state abusate sessualmente e sodomizzate. È stato un atto terribile, ma resta isolato per una decina di mesi, durante i quali non succede nulla di trascendentale. La tregua con il mondo si interrompe l'estate successiva. Il 24 giugno 1979, nei pressi di Reno, non si hanno più notizie della 14enne Brenda Jude e la sua amica, la 13enne Sandra Colley.
Qualcuno le ha rapite e caricate su un furgone. I loro corpi verranno consegnati alle famiglie più di 20 anni dopo, entrambe molestate, poi finite con un colpo di pistola sparato a bruciapelo. Il 24 aprile 1980 spariscono altre due adolescenti, Stacy Redican e Karen Twiggs, entrambe di 17 anni, stanno andando al centro commerciale quando finiscono nella rete dei coniugi assassini. 3 mesi dopo, i loro resti saranno trovati nello stato del Nevada. Entrambe sono state abusate sessualmente, picchiate e uccise con un oggetto pesante. L'8 giugno i Gallego scelgono una preda facile, la 21enne Linda Aguilar, che cammina con cautela perché è incinta di 4 mesi. È una giornata afosa e quando moglie e marito si offrono di darle un passaggio a casa, Linda, nel suo stato, accetta senza pensarci 2 volte. Due settimane più tardi la ritrovano seppellita in una fossa a Gold Beach. È stata abusata sessualmente, le hanno fracassato il cranio ed era viva quando è stata sepolta con mani e piedi legati da una corda di nylon. 40 giorni dopo, nelle grinfie del tandem di assassini, finisce una cameriera di 34 anni che lavora in un bar ad ovest di Sacramento, Virginia Mochel. La donna ha subito le stesse violenze che hanno patito le altre. In più è stata frustata e strangolata. I suoi resti vengono ritrovati 3 mesi dopo a Clarksburg, in California. Gli omicidi di Craig Miller e della sua fidanzata Mary Beth Sowers condurranno i due assassini direttamente in cella. Scontati i 16 anni e 8 mesi come da accordi, Charlene Williams ottiene la libertà nel luglio del 1997. Gerard Gallego, invece, non finisce nel braccio della morte, perché la pena capitale nel frattempo è stata commutata in carcere a vita. Ad ucciderlo, nel luglio del 2002, è il cancro. E la storia di oggi termina qui. Vi ringrazio per averla ascoltata. Come sempre vi aspetto qui per il prossimo caso True Crime. Ciao, a presto!